Fabio Revelant, presidente della Velox. Allora, Fabio, dopo l'incontro della scorsa settimana con i vertici federali, insomma, ti sarai confrontato con gli altri presidenti, avete parlato, la tua impressione personale, si riparte o no? Ma allora, diciamo, innanzitutto, purtroppo per impegni lavorativi non ho potuto partecipare alla riunione, e quindi ho avuto, diciamo, quel che si è detto dal mio mister prima squadra. Non ho avuto modo, in questa sede di confrontarmi con il presidente, appunto per la mancanza la mia non presenza. E la mia sensazione comunque è che quest'anno si faccia poco o niente, anche perché secondo me non ci sono i tempi tecnici. Teniamo presente che c'è un discorso relativo alle visite. E adesso, come ben sappiamo, nella nuova direttiva, per chi ha avuto problemi di Covid anche leggeri, ci sono visite impegnative da fare, ci sono costi importanti da sostenere, chiaramente, e quindi secondo me diventa difficile. E diventa difficile anche per un discorso di responsabilità, forse, no? Perché comunque alla fine, il concetto è questo, noi possiamo prendere tutti i protocolli, adattare tutti i protocolli, però alla fine, se succede qualcosa, il problema è del Presidente. In tal merito, non capisco come mai, se succede qualcosa a scuola, il dirigente non è responsabile penalmente, no? E invece succede nell'ambito sportivo, dove il presidente fa volontariato e quindi non è un dirigente pubblico, debba prendersi la responsabilità. Ecco, quindi secondo me, per questi motivi, sarà difficile fare qualcosa, o comunque faremo in qualche allenamento, ma non penso che ci siano tornei o attività ufficiali. Saresti disposto a magari a fare un torneo, un qualcosa di simile, pur di rivedere gente al campo, di rivedere quello che era la vita normale fino allo scorso anno? Diciamo che io quest'anno mi auspico che almeno i ragazzi, almeno se non altro i pulcini più piccoli, perché alla fine sono stati quelli più penalizzati dal Covid. Comunque noi gli adulti o comunque i ragazzi delle scuole superiori hanno avuto la loro vita normale e nonostante tutto continuano a fare la loro vita normale senza avere restrizioni. I bambini sono stati gli unici penalizzati. Il mio obiettivo è quello di riportare i bambini al campo, di rifare, se non altro, allenamenti, di fare magari un torneo ufficiale, in maniera dove ci siano magari solo le famiglie, quindi non il pubblico presente. Per quanto riguarda il carnico, la vedo più difficile, perché fare un carnico senza attività, senza pubblico, non ha senso. Ci sarebbero solo costi senza nessuna entrata, insomma, ecco. Cosa ne pensi delle proposte che ha fatto il presidente regionale, per quanto riguarda le visite mediche con l'ampliamento delle strutture, convenzionate? Una specie di, assicurazione, uno scudo assicurativo per voi presidenti, insomma, sono iniziative che comunque in qualche modo danno una mano. Sì, sicuramente, sia il discorso ristori, sono cose che positive, perché vengono incontro alla società. Fermo restando che, ripeto, può esserci anche uno scudo assicurativo, però se io dal punto di vista legale non sono tutelato, siamo punto a capo. Quindi non hanno, secondo me, toccato il punto della situazione, hanno girato attorno all'obiettivo senza centrarlo. E se tu potessi fare una domanda al presidente regionale, cosa chiederesti in termini proprio di sollevamento dalla responsabilità? Ripeto, noi come società, penso che, dettato un protocollo, noi vogliamo mettere in pratica il protocollo. Fermo restando che, ripeto, se dal punto di vista legale non siamo tutelati, non sono disposto a fare niente, punto. Quindi chiederei al Presidente di essere esonerato o comunque limitata la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri tesserati. Tutto qua. Un discorso più in generale, Fabio, il carnico fermo per un altro anno andrebbe verso un futuro veramente triste. No, secondo me il carnico, se si ferma ancora un anno, non ha più futuro. Non ha più futuro perché fermare, non tanto, ripeto, non tanto le prime squadre, ma fermare il settore giovanile vuol dire che nell'arco di 10 anni, no, questa mancanza diventerebbe insopportabile. E quindi, se noi fermiamo adesso il settore giovanile, vuol dire che fra 10 anni non avremo più giocatori per fare il carnico. Questo è il problema di base, secondo me.